Nel Vangelo di oggi, quarta domenica del tempo ordinario, noi troviamo un episodio della vita di Gesù in cui egli si propone in modo esplicito come maestro con la M maiuscola, il maestro per eccellenza, il maestro per antonomasia. E tutti coloro che si trovano nella sinagoga di Cafarnao, dove egli svolge il proprio insegnamento per quanto narrato nel Vangelo di oggi, sono presi da stupore perché insegna come uno che ha autorità. Ecco quindi un grande tema pedagogico, cioè il tema della autorità educativa. E non sto sbagliando nell'uso del termine, che peraltro desumo direttamente dal Vangelo. Sto usando il termine autorità e non autorevolezza, perché nella relazione educativa ci sono delle responsabilità che competono all'educatore, che competono all'insegnante, che si configurano nella struttura relazionale di una vera e propria autorità. Mettiamo in luce in questo momento almeno tre elementi dell'autorità educativa che si trova a dover esercitare un insegnante. Il primo elemento riguarda la autorità che ogni persona adulta ha nei confronti di una persona giovane. Quando ero bambino io, era abbastanza normale pensare che qualsiasi adulto incontrasse un bambino, in qualche modo avesse titolo a dargli un'indicazione in senso educativo. In cortile, quando giocavamo in cortile, ogni adulto aveva in qualche modo la legittima autorità di richiamare all'ordine bambini eventualmente troppo chiassosi. La seconda forma di autorità, più specifica per l'insegnante, è la sua autorità culturale. L'autorità culturale che, peraltro, viene certificata da quello stesso sistema educativo formale, scuola, l'università, che in qualche modo legittimano anche la presenza dell'insegnante e il suo ruolo nei confronti dello studente. È a scuola che lo studente incontra un insegnante che lo stesso sistema educativo formale ha abilitato a questa professione. Vi è infine una terza forma di autorità, che è l'autorità che ciascun insegnante in particolar modo esercita in nome e per conto della Repubblica Italiana. L'insegnante è anche un pubblico funzionario, un pubblico ufficiale, e quindi in questo senso, quando entra in classe, rappresenta la Repubblica di fronte ai propri allievi ed è chiamato ad essere degno della triplice autorità che è chiamato a esercitare.